Si stanno prendendo, a mio avviso. Perché la Ternana fallisce? È una cosa personale. Ma potrebbe fallire, secondo te? Sì. Perché io ti dico. Basta cangiare tu, non c'è un bago più. Questa è una cosa personale. Un pezzo ti resta sotto sequestro. Io lo dico a nome personale. Si stanno prendendo troppi giocatori inutili. Beh, troppi giocatori inutili. Ma non fallisce per questo. Prendi 40 giocatori, ma chi li paga alla fine? Ma me, se no, non era, anche chi viene dopo, giustamente. Se non era, se fallisci. Non era per Gianni che pagava alcune parti dello stipendio di settembre, tu avevi preso 3 punti di penalizzazione. Da quello chi ha pagato Davide? Perché questo, signori, a me risulta che ha pagato Longarini. Comunque, sì, però ha pagato una parte anche Gianni. E questo lo dici tu. E questo fatta lui da Massimo. Che lo sa benissimo, ma non vedo, non parlo e non sento. Infatti, questo non lo possiamo sapere. Fatelo dire a Massimo, che Massimo lo sa. Non vedo, non parlo e non sento. No, lo sa, allora, Luciano, quello che però, non è ufficiale, però, non è dimostrabile, lascia stare. No, insomma, non è il caso. Che questo sta, però dico io. Gianni ha messo una parte di denaro. Se lo dici lui, tu ne rispondi a quello che dici. Gianni ha messo una parte di denaro. Questo è ammirevole, È ammirevole. Però non vorrei che cascasse nella rete. Ma non è un coglione, non è uno tonto. Non è un tonto. Attenzione. Non è un tonto. Attenzione. Secondo me lui ci tonto. Allora vorresti dire che come si chiama l'ex giocatore della Lazio? Baronio. Baronio. Ma chi? Ma che dite? Quello che è venuto a te. Caso? Il bomber della Lazio? Giordano? Che era ma signori dice. Signori? Signori, le motività di tutti. Io penso che ci guarda sarebbe. Ci abbiamo mai. Era uno sprovveduto, signori. Sì, no, sì, sì. Signori era uno sprovveduto. Questo te lo dico tranquillamente. Sì, sì. Perché gli è stato messo sulle mani un piatto che lui non sapeva assolutamente gestire. Mancava di esperienza. Tanto è vero che ha fatto il suo percorso per fare l'allenatore dopo. Posso dire che è rimasto scioccato. Posso dire che Gianni deve stare attento? Posso dire che Gianni, Gianni non è un da 2 mesi fa che gliel'abbiamo detto. Sostiene il mio cliente. Vostro onore. Sostiene che Gianni in realtà ve lo dico perché lui lo vedo un po'. Ma mica è incapace, interdetto, inabilitato. No, perché lo vedo che sta un beneficiario di prendere di sostegno. No. Scherzando, dice la verità, cioè chi Pulcinella? Non posso parlare fino in fondo, no? Lo vedo che sta vorresti, e quindi io dico a Gianni mi auguro soltanto che Gianni tenga gli occhi aperti, ma ci ritiene. Sta tranquillo che ce li tiene. Ci ho parlato non più tardi delle 1 di oggi e mi ha detto che per adesso sta in finestra. Gli è stato chiesto di intervenire, ha detto per il momento no perché non ho altro da dire, per adesso sto in finestra e vedo che succede. Poi ci sarà prima o poi questo colloquio con Deodati, capirò quali sono le mie funzioni. Ma in 5 mesi ancora devono fare i colloqui, ma che barba. E ci sarà giovedì. No, perché quella sera che lui sostenne c'è un altro stop. Che abbiamo finito. Luciano, senti, giovedì presumibilmente si incontreranno. Ecco. Quindi lì voglio qualcosa potrebbe succedere. Sì. Dopo 5 mesi. No, già si sono incontrati. Diverse volte. Che hanno fatto i presidenti. Si sono incontrati già 5 mesi per definire il ruolo. Non può fare il direttore generale. Lui deve fare il presidente. Beh, certamente. Il presidente deve fare. Non può fare il direttore generale. Oh. Dopo 5 mesi l'abbiamo capito. Però. No, l'ho capito subito io che era così. O niente, presidente. Misadandovi ministro. Loro l'hanno capito senza portafoglio. Navarra ha fatto la stessa fine poi dopo. Visto, ecco. No? Dopo 5 mesi hanno capito questo. Vabbè. Massimo, dai. Il mio collega che nella sua enfasi è arrivato 3 metri avanti nel frattempo. No, gli fai zoomare tutte le inquadrature. Luciano, stai calmo. Sì, è la tua pancia che no, la pancia mi tiene fermo. Ma... Ecco, scambi di cortesia. Si avvicina Natale. Siamo grandi. Siamo gran signori. Però sei troppo avanti. Sei troppo avanti. No, è che per vedere tutti quanti devo fare. Ma tu c'è sempre. Guarda, vero. In questo la tua pancia non è. Guarda che sta sopra. Però ha detto una cosa comunque, eri tu che riparavi tutti perché. Beh, effettivamente. Ma guarda la telecamera. Vabbè. Ma domenica giocavamo con Siracusa, no? Dai retta, non andate a bicciare in discussione. Io che ce lo fa, sinceramente. Tanto la situazione la sanno tutti a casa. Noi cerchiamo di spiegare, ma alla fine l'unica cosa seria è che giovedì si incontreranno, si deciderà qualcosa, forse, non è detto. Per essere ributtato per aria dopo venerdì. Ma non è detto, perché Gianni secondo me dirà io resto, però a patto che si faccia questo e questo, Deodati dirà
va bene oppure no, oppure ci penso stasera e domani te lo dico e poi dopo si vedrà. Se no, il mio cliente soffre di pessimismo cosmico. Kierkegaard, alla lontana Kierkegaard, celebre filosofo norvegese. Veramente era Leopardi. No, vabbè, Kierkegaard comunque era il filosofo del pessimismo, pessimismo cosmico. È là. Ha ragione. Ma a Mo Leopardi non era un pessimismo. Leopardi era un accolito di Kierkegaard. No, ah, ecco. No, scusate, ma Kierkegaard era dopo. Era pure Gobbo. Dopo è venuto? Sì. E che ne so io? Vabbè, comunque era pessimista anche Leopardi, però voglio dire, non era allora, va bene. Va. Toglimi quell'inquadratura, per favore. Va bene. beh, è meglio questa, infatti. Beatrice, ci manchi, non si sa che inquadrare in questi momenti. Allora faccio un discorso serio, conferma, attenzione che faccio un discorso. Ecco, avevi detto che volevi fare un discorso serio. Un discorso no, attenzione, ma lo faccio alla fine. Prima parliamo del Siracusa e poi alla fine. Ancora del Siracusa? C'è deve essere un passaggio fra questo discorso e quello che. Ma Siracusa che l'allena Cadragari ancora? Non lo so. No, Siracusa l'allena Ugolotti. L'ultima volta che abbiamo giocato Ugolotti. Con Siracusa sì, fu ai tempi di Clagluna, sì. Finì 1-1. No, dopo ci abbiamo rigiocato. Al tempo finì 1-1. Finì 1-1 a Siracusa, gol del pareggio, gol di vantaggio di Negri, pareggio poi di un siracusano. La partita d'andata, molto importante, perdemmo 1-0 e ci fu la squalifica del campo perché venne dato fuoco a un coso, a un cassonetto. Ci fu un po' di casino, insomma, via tanto per ecco. Comunque dopo ci abbiamo rigiocato, però quella è famosa perché era un campionato che abbiamo vinto. Siracusa, mi pare. Sì, andammo a giocare al Flaminio con la San Benedettese, è vero. Ma è mia, c'ho l'anni tu. Vabbè, comunque, segnò Gangini. E segnò l'unico gol di Gangini, l'unico. E io mi appiccicai con Pasqualino Minuti. Al Flaminio segnò Fiorini di mano. No, sì, segnò Cangini con la partita. Fiorino. No, segnò Cangini. No, segnò Cangini con la San Benedettese. Cangini. Quell'altra volta con la mia segnò privato. Ti ricordi? La partita della storia della Ternana. Fece a Cazzotti con Pasqualino Minuti che stava in tribuna. Si capisce bene perché in tribuna stava. No, ma io facemmo la partita più brutta della storia della Ternana. Veramente, non vi rimporta. San Benedettese poteva vincere 4-0. Sì, nettamente. Comunque tornando al Siracusa, l'allena Ugolotti è subentrato dopo le prime partite. Fatemi finire. C'è qualche parente che vuoi parlare tanto del Siracusa? Perché sennò vi mettete nei guai. Allora io parlo del Siracusa, bene. Che è meglio. No, perché non ne parlo. Ne metti nei guai? Non ne parlo. Nelle ultime, no, ne parlo poco. Sì, sì. Nel senso, nelle ultime questo partite. È cabaret, lo sanno tutti, quindi che problema è? Satira. Allora quelli di Zellico, di Cosu, lì, di Colorado Caffè, li dovrebbero mettere in galera. Allora quelli della trasmissione con Fazio li dovrebbero arrestare giorno, per dire, no? Allora, io via. Noto che il suo Alzheimer galoppa. Siracusa. Glorioso Siracusa. Comunque l'allenatore è subentrato. È Ugolotti, sì, questo Ugolotti l'abbiamo capito. È subentrato a uno che si chiama Romano, mi pare. Romano. Di cognome, che è stato cacciato poche partite perché non so se vi ricordate, ma le prime 5 le hanno perse tutte quante. È sì. Vero. Poi dopo hanno fatto 21 punti nelle ultime partite. Hanno 6 punti più di noi. Mi pare 6 vittorie e 2 pareggi, no? 3 pareggi. Quindi insomma vengono da una serie molto positiva. È il contrario, no? Del Gela che aveva fatto un ottimo inizio, poi quando l'abbiamo affrontato noi era in difficoltà. Perdono. Questi sono partiti male. Appunto, per la legge dei grandi. Però è una squadra abbordabile, no? Insomma, ecco, una la squadra. Ternana vince domenica la Salernitana, vince Andrea e a quel punto con la Salernitana, cioè vince con la Salernitana. Andria. Tu hai detto con la Serenità, col Siracusa. Poi vince con l'Andria ad Andria e chiude.